anno difficile, come diceva lei, un anno duro, un anno che noi abbiamo affrontato veramente per la nostra comunità. Un impegno costante da parte di tutti gli operatori, da parte di tutti i volontari. 500.000 vaccini non sono poco, quello che è stato fatto nella nostra azienda. Noi continuiamo nella nostra missione sperando sempre di migliorare e sperando che il 2022 possa dare qualche buona notizia. Come inizia è un po' complicato perché, come lei diceva giustamente, abbiamo un aumento di casi ormai generalizzato in Italia, anche da noi purtroppo c'è un aumento costante. Quello che ci fa stare un po' più sereni è sicuramente che non ci sono molti casi importanti, anche se in questo momento c'è un aumento anche delle degenze e delle terapie intensive. A che punto siamo anche con la terza dose? Perché c'è stata una buona risposta, lunghe file all'hub vaccinale dell'ex Pepicelli, ma è stato aperto anche l'hub vaccinale, ricordiamo ancora quello relativo all'età pediatrica. Insomma, anche sugli altri punti sul territorio sannita c'è un grande fermento. Come sta rispondendo la popolazione? C'è un'ottima risposta per le terze dosi e io vedo anche un aumento per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica 5-11 anni. Abbiamo sorpassato ormai 2.000 bambini, speriamo anche nella settimana di arrivare sicuramente sui 3.000. Ci impegneremo anche in alcune scuole, terremo aperto poi l'hub di Ponte Valentino in modo da assicurare quante più vaccinazioni ai bimbi in attesa poi della riapertura delle attività scolastiche. Benissimo, direttore, noi ci aggiorneremo nei prossimi giorni, all'inizio del mese di gennaio, cercando di comprendere che cosa accadrà, quale sarà il trend, se sarà proprio quello che stiamo registrando dell'espansione del Covid di questa variante Omicron. Io mi permetto veramente Prego. Con tanto piacere di fare un auguro di un 2022 sereno a tutti i sanniti, a tutta la provincia, e quindi di stare sereni e cercare insieme di andare avanti e di avere con tanta pazienza un futuro sicuramente migliore.